portati a fare questo progetto fotografico a impronta sociale, aiutare un gruppo di persone a dare un loro sguardo diverso su una zona della città che soffre di essere guardata in un modo, diciamo, non buono. Noi crediamo che ogni cosa può essere guardata in molti modi, rispettando l'individualità delle persone. Se c'è una cosa che le fotografie dicono è che noi siamo dei soggetti che interpretano ed è più facile litigare con le parole. Invece con le immagini ognuno ha quasi istintivamente la percezione che è personale la visione e quindi le immagini aiutano a creare dei ponti di comunicazione con le persone. Sono andate alla ricerca di significati e di momenti che vogliono catturare con le fotografie per comunicare qualcosa in base a ciò che vogliono narrare di questo quartiere. È stato divertente, inizialmente c'è stato un po' di imbarazzo, però insomma non sapevamo che cosa fotografare e poi siamo partiti, abbiamo iniziato e insomma, una foto tira l'altra, alcune più belle, alcune più brutte, però insomma ci abbiamo provato. Però è stato bello perché è stato un momento di unione, eravamo tutte persone che quasi non ci conoscevamo, quindi incominciare a conoscersi, guardarsi in giro. Io ho l'aspettativa che il gruppo di persone innanzitutto si sia divertito, perché comunque il momento della creatività fotografica è un qualcosa in cui si va in una sorta di leggera trance. Quando una persona sta fotografando è in un dialogo che viene dall'emisfero destro del cervello, quello più emozionale. Questo è il terzo incontro di 5 incontri. Dopo un momento di accoglienza, di raccoglimento e di sintesi della volta precedente, sono andate alla ricerca di significati e di momenti che vogliono catturare con le fotografie per comunicare qualcosa. Quando uno è nel giro quotidiano, sicuramente crede di fare attenzione a molte cose, ma in realtà non è poi così scontato. Alle 20:15 torneranno, noi proietteremo alcune di queste immagini e cercheremo di capire le motivazioni di questi scatti fatti dai partecipanti. Noi facciamo una foto e solo dopo capiamo il perché l'abbiamo fatta. È proprio il secondo livello, diciamo, di approfondimento. Le comprendiamo, diciamo, contemplandole come dei dipinti. Le guardiamo allontanandoci, guardando un pochino che tipo di impatto ha a livello emozionale dentro di noi. L'ultimo incontro verrà utilizzato per la scelta degli scatti da portare in mostra. È la parte più difficile di questo percorso. È un lavoro individuale, condiviso con gli altri. Su che cosa è importante per fare una buona narrazione della nostra realtà condivisa in piccolo gruppo per poi avere un impatto sulla comunità. Il tipo di cambiamento che noi auspichiamo, che le persone amplino il loro sguardo su se stessi, sulla realtà. È un lavoro educativo, di condivisione, di scelta, anche di gestire i conflitti interiori e interpersonali. C'è uno scambio di prospettive con l'altro. Io ti presto i miei occhi, ti faccio vedere come io vedo il mondo, in questo caso specifico come vedo questo quartiere, questa vita di questo pezzo della città. E nel gruppo nasce un dinamismo. Io mi aspetto che sia successo qualche cosa nel qui ed ora. E solo quello può produrre un cambiamento.